Le ruspe sono arrivate alle 9 della mattina. Qualcuno era già uscito per andare al lavoro quando si è sparsa la notizia che di lì a qualche ora l'insediamento di Via delle Messi d'Oro tra i palazzoni di Ponte e Mammolo sarebbe stato distrutto. Roulotte, baracche, qualche casetta di cemento, una specie di città nella città con oltre 200 persone, 11 nazionalità, eritrei, etiopi, indiani, bengalesi, marocchini, azeri, ma anche ucraini, croati, polacchi e peruviani. Molti di loro sono stanziali da anni, altri sono di passaggio e sperano di raggiungere altre mete. In pochi minuti hanno raccolto tutte le loro cose e ammucchiato valigie, scatole, borsoni sul prato in attesa che qualcuno gli dicesse ora dove andare. L'operazione di smantellamento è durata diverse ore. Sul posto agenti della Polizia di Stato, il quarto gruppo tiburtino della Polizia Locale e gli uomini dello SPEC comandati da Antonio Di Maggio. Una vigilessa è rimasta ferita ad una gamba durante alcuni momenti di tensione che si sono verificati all'inizio della mattinata con alcuni degli occupanti. Un cittadino nordafricano che ha opposto resistenza è stato fermato. Stiamo smantellando un ghetto dove vivono 200 persone in condizioni insopportabili per una città come la nostra, hanno spiegato con una nota congiunta l'assessora alle politiche sociali e abitative del comune Francesca Danese e il presidente del quarto municipio Emiliano Sciascia. L'intervento pare fosse programmato da tempo, ma secondo gli abitanti della baraccopoli nessuno sarebbe stato avvisato. Secondo le prime informazioni, un primo gruppo di persone sarà trasferito presso una delle strutture del centro polifunzionale Baobab. Ma sulla modalità dello sgombero sono state espresse perplessità anche dalla comunità di Sant'Egidio, che ha ricordato il valore simbolico di un luogo conosciuto da anni, dove convivono diversi gruppi di migranti aiutati anche dalla solidarietà del quartiere. Ci si chiede perché non si sia fatto un trasferimento concordato, ma si sia scelta la strada di uno sgombero improvviso che provoca inutili tensioni e umiliazioni. Nel comunicato la comunità di Sant'Egidio ha pure ricordato la visita di Papa Francesco avvenuta all'inizio dello scorso febbraio. Ancora Papa Francesco.